hanno anche come un comportamento etico, nel senso de che si aspetta di loro che facciano i bravi, diciamo che non picchino le mogli, non bevano aguardiente, si comportino bene. E che è quello che ha fatto che in Brasile fosse legalizzata l'ayahuasca. Negli anni 80 ci fu un studio brasileiro del governo di Brasile per vedere che cosa stava succedendo in queste comunità che prendevano l'ayahuasca, alcune di parecchie centinaia di persone. Ci saranno adesso gli ayahuascheros in Brasile, si potranno contare per decine di migliaia se uniamo le diverse chiese. E videro che comparate con delle comunità uguali a livello socioculturale, erano delle comunità che funzionavano parecchio bene, cioè avevano meno livello di violenza, meno livello di alcolismo, buoni livelli di educazione, per cui il governo prese la conclusione che era una cosa socialmente positiva in quel territorio e la legalizzò con fini terapeutici, non con fini, la legalizzò con fini religiosi, ma non è accettato l'uso terapeutico. Poi il Santo Daime si espande in Europa, in Giappone, Stati Uniti, Canada, il mondo occidentale. E adesso in Stati Uniti sono riusciti a avere il permesso della DEA, no? La Drug Enforcement Agency, i cattivi, no? Quelli che perseguitano, quelli che fanno la war on drugs, no? E sono riusciti a avere il permesso di importare l'ayahuasca del Brasile, anzi in aeroporto ci sono gli agenti della DEA che aspettano i litri, li prendono, li scortano e li portano nel loro tempio, perché eccoci qua. Ma questo è stato possibile dopo 10 anni di lotte legali con una spesa di milioni di dollari. È stato un processo lungo e costoso. Sto divagando un po' quando diventano molto interessanti, ve lo dico. Allora, dove eravamo? Eravamo con i tossicomani. Allora, con i tossicomani e con i daimisti. E quello che facevamo è prendere la ayahuasca ogni settimana. E cosa faceva la ayahuasca? Io non so se era solo per la ayahuasca o anche per quello che abbiamo parlato prima del setting, che era sì, terapeutico, eravamo un branco di psicologi che eravamo lì che prendevamo la ayahuasca con i tossicomani. E il fatto è che i tossicomani avevano delle esperienze positive, nel senso che rivivevano la loro vita da un punto di vista diverso, diciamo. E c'era lì un cambio della maniera in cui loro vedevano se stessi e vedevano la loro vita. E spesso c'era una trasformazione dei loro processi di negazione. Molti drogodipendenti avevano la negazione di avere un problema o la negazione di il tipico cocainomane che dice: ah no, io questo, la cocaina, non c'ho un problema con la cocaina, no? È la cocaina che c'ho un problema con me, come dicono alcuni. E con l'ayahuasca c'era questa rivelazione del loro problema, anche delle conseguenze di quello che facevano, di famiglia, di danni a se stessi. Molto c'è anche come uno sviluppo della coscienza corporale, nel senso de che la capacità di sentire il proprio corpo viene aumentata, nel bene e nel male. Si sente molto chiaramente quando un cibo, quando qualcosa, un intorno ha un impatto benefico sul corpo, e si sente anche molto di più quando qualcosa ha un impatto nocivo. Per cui c'è almeno io ho visto nella maggior parte dei partecipanti un cammino verso la salute, che è anche come praticata tradizionalmente, nel senso che nelle comunità amazzoniche, dove non arriva il medico occidentale, o quando non c'era nemmeno, la medicina era la ayahuasca fondamentalmente.
Io quando ero in Brasile, camminando per la giungla, ho preso un ramo nell'occhio e appunto c'è stata una puntura del globo nell'occhio e ho iniziato lì a sanguinare. E loro lì mi volevano mettere ayahuasca nell'occhio. Sì, prende ayahuasca. Male non mi ha fatto. Ma la loro medicina è basata su quello. Poi c'ha dei limiti, per esempio la ayahuasca non serve per malattie infettive. Infatti quando sono arrivati i conquistadores, no? C'è stato un massacro generale dovuto alle batteri, ai microbi che loro non avevano difese contro, no? Quelli che portarono i conquistadores, e lì la ayahuasca non faceva assolutamente niente, no? Ma per altre malattie loro hanno un sistema di salute che è interessante, nel senso che corrisponde a quello che noi qui chiamiamo olistico, no? Non credono nella salute come solo un microbo o come qualcosa di esterno, ma lo associano molto a uno stato di disequilibrio con se stessi, con le relazioni attorno, con la comunità, e attraverso la ayahuasca è una maniera di riequilibrare quei conflitti e vedendo che poi quello può portare la salute alla persona. Allora, quell'esperienza con i tossicomani fu buona, non fu... A ver, eravamo... che io avevo trattato eravamo una decina, eravamo una dozzina quelli che eravamo lì. Di lì c'è gente che poi è tornato in Spagna, sono ricascati, due di quelli sono morti, ma ci sono stati dei casi di gente veramente recalcitranti, proprio alcolici da 15 anni, con fallimenti di altri tipi di trattamenti, e che ancora, stiamo parlando del 2003, già a 9 anni sono ancora astinenti e facendo una bella vita, no? una vita positiva e attiva. Per cui ci sono stati dei casi di veramente benefici. E poi, tornando in Europa, ho iniziato a fare delle sessioni di ayahuasca, ma già non solo con tossicomani, sino con gente che era interessata, alcuni come dentro quello che si può chiamare il sviluppo personale, e alcuni psiconauti, o gente che per cultura o che erano interessati agli stati modificati di coscienza. E io penso c'è un interesse nella nostra società verso questi stati di coscienza, e io penso che sia qualcosa di comprensibile, perché noi siamo forse l'unica società nella storia che ha tanto dà tanta importanza a questo stato lucido di coscienza e considera che è quello l'unico buono, no? Tutti gli altri stati di coscienza sono considerati come patologici, no? Adesso se gente come Gesù o Maoma o Buddha arrivassero qua, probabilmente sarebbero medicati rapidamente. Per cui io penso che questo fenomeno, no, di interesse verso la ayahuasca che c'è, tutta sta gente che va anche nell'Amazzonia a imparare dagli indiani, ha a che vedere con una... come potrei dire? Come se tu ti danno una macchina, non hai mai visto una macchina in vita tua, e metti la prima e ti dice quello che è accanto a te, qui no, per cui c'è solo la prima marcia, tu vai avanti. Dopo un po' immagino che viene un po' come l'idea di no, ma forse questo qua può andare un po' più veloce, no? E cerchi di mettere un'altra marcia. O come un computer, ti danno un computer e usi solo un programma, dopo un po' ti può venire l'idea di che puoi usare altri programmi. Con la ayahuasca e con gli enteogeni sta succedendo questo. È una maniera di esplorare
stati di coscienza che dall'altro, in altre società, in altre culture, in altri tempi storici sono stati molto valutati, anzi coltivati, sacralizzati, date una grande importanza. Qui come siamo nella nostra società non sono tanto ben visti. In Spagna, per esempio, adesso c'è una persecuzione dell'ayahuasca. Durante molti anni c'è stata permissività, nel senso che all'inizio, verso il 2000, la comunità del Santo Daime spagnola ha sofferto una retata della polizia, ma il giudice li ha garantiti il loro uso, no? Rispettando la libertà religiosa. Questo nel 2000, dopo sono stati 11 anni, no, di tolleranza, in cui in Spagna si poteva fare dell'ayahuasca, importarla, organizzare delle sessioni, alcuni comitati misti o l'Unione dei Vegetali di parecchie centinaia di persone, e non succedeva assolutamente niente. E l'anno scorso, 2011, quella tolleranza è finita completamente, e normalmente la ayahuasca che arrivava in Spagna arrivava per la posta, no? E durante il 2011, dietro al postino c'erano gli agenti dell'equivalente della finanza qua, no? Gli agenti doganali. E, per esempio, quello mi fa pensare, l'ayahuasca c'è anche un rischio, no? Se la dai a qualcuno che è un po' disequilibrato non gli farà per niente bene, per cui è molto molto importante a chi si dà l'ayahuasca. Non darli lì, perché non gli farà assolutamente del bene. E quello che sta succedendo è che tutta la gente che stava lavorando con l'ayahuasca in Spagna, che era parecchia, e sono stati già ormai più di 25 arresti, credo che ci avviciniamo ai 30. Io sono stato 6 giorni in galera, una esperienza, non è stato, potrei parlare anche dell'esperienza in galera, non è stata maraccia, no? Nel senso che io avevo un'idea della galera un po' dei tempi di Franco, no? Dove lì ti massacravano a botte, ti violentavano, e adesso è più civile la cosa, no? E per cui c'è una persecuzione, c'è qualcuno o un gruppo di gente con capacità di decisione che ha detto basta, fino a qui siamo arrivati. E adesso stiamo aspettando cosa succederà a livello giudiziario, perché la polizia ha arrestato tantissima gente, ma ancora non è stato giudicato nessuno. Tipo, il mio giudizio arriverà fra un anno, la giustizia spagnola è molto lenta. E vedremo adesso nei processi come va la cosa, no? Se i giudici considerano che siamo dei narcotrafficanti, potremo esporci fino a 9 anni di galera. Se invece, nell'altro lato, considerano che stiamo seguendo il nostro sacrosanto diritto a fare della nostra coscienza quello che vogliamo, e può succedere come è successo qua in Italia con i daimisti, a cui hanno ridato la medicina. Quello sarebbe una grandiosa notizia. Immagino che la realtà sarà un po' fra quei due estremi, no? E per il momento c'è stato solo un processo di un uomo che tornava dall'Ecuador con 30 litri, proprio parecchio, ma lui è stato andato in dogana, ha detto: ah, questo ayahuasca, io sono... Lui è il cognato di un sciamano, il genero di un sciamano, si era sposato la figlia del sciamano, per cui io posso portare questo. E il giudice l'ha trovato innocente di narcotraffico, ma ha detto che quello lì, l'ayahuasca, era una droga, quello non deve essere illegale, ma ha considerato che quei 30 litri era per uso personale di quel ragazzo lì. Meno male che non gliel'ha fatte dimostrare come si prendeva i 30 litri.